Salve, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi facciamo una delle nostre girate che poi non le guarda nessuno. So what are we care? Niente, Destination? Clitunno. Così non saprà. Di tutte. Passi, camminetti, it's like a long word. Campello sul Clitunno. Penso che andiamo lì, vero? Siamo partiti un po' con poca batteria, ora vediamo come muove. Senti, No, come muovi? 45%. Let's just go to the outlet and... Vediamo, ne parliamo dopo la sigla. Allora, qui praticamente mi dice che arriviamo, viaggio, con il 22%, siamo al 45%, insomma, siamo parecchio precisi. L'ansia della fata ha fatto la sua comparsa e quindi ha deciso che ci fermiamo a caricare 10 minuti all'altro. Mettiamo come destinazione un supercharger in modo che inizi a riscaldare la batteria. Vediamo, eccolo qua, per il riscaldamento della batteria, almeno si carica un po' più veloce. Okay, so let's listen to the new Sanremo songs, which was awesome this year. What do I press? Spotify. Ho sognato di volare con te. I have no idea what I'm doing, I forgot. Allora, te l'ho Okay, già abilitato, one. non è di là, Manuela. Il 2 comunque, attivato il 2. Devi prenderlo e infilarlo lì, ci arriva? È un po' pesante, Visto che questo va via ora, mi lascia sola. Oh, ma è eh? lui. Ruotalo, ruotalo, vedi che forza. Bravo. Aia, I hit my ankle. Did I get this? Penso di sì. Vediamo se parte. È stato difficile? No, that's easy, but I don't know what to do in the car. Non è una macchina, niente, dall'applicazione del telefono. Prego, attendere. Noi attendiamo, eh. Did I put this properly? Sì, vai, partita. Ora dalla macchina devi impostare fino a quanto vuoi caricare. Okay, so did you do it already or Ma penso sia già impostato a una 40 certa. minutes? No, half an hour. 30 minuti per arrivare But all'80%. we don't need 80%. No, no, no. Especially when Si you need sta 10 to minuti, have 25 minuti già, vedi? But we're not staying that long. Si vede? No. 20 minuti per arrivare all'80% dal 44, ma noi andiamo via tra 10 minuti. Eh? Yeah, so let's go listen to our Sanremo music. Dovrei lavare un po' questa macchina, penso. Yeah, it's time. Questo è quello che avviene se modificate, cioè se vi fermate a caricare, si aggiorna in tempo reale anche la percentuale di arrivo. This is a fast one, right? Sì. Okay, but it's Very quite fast. fast. Allora, siamo a 10 minuti rimanenti, ancora carichiamo a 76 kW. But it's enough. Arriviamo a Campello sul Clitunno, che forse ci ha cambiato idea, non ci arriviamo, ma questo è No, l'altro discorso. andiamo, su. Col Show 42%, me how bene. to take this off. Va bene. Potresti staccare dal telefono, dall'applicazione la carica, però penso che puoi premere semplicemente stop qua. Aveva anche aumentato, guarda. He has a very big defect. This is him. He leaves doors open everywhere. Cars, everything open. It's not right. Ok, Okay, what do I do? Stop premi right here. stop lì. No, not, I can't just remove it here automatically. No. Sulle Tesla puoi premere lì il pulsante, lì premi. No, è il pulsante accanto, Manuela. Tira via, rimetti a posto. Lo sportellino si è richiuso da solo, intanto arriva una 500 e noi andiamo. I did it! Colonnina. No, ma dove siamo qui?
Le fonti del Clitunno. Beautiful. Questo è un ristorante. Poi qua c'è un parco, ci siamo stati un'altra volta. C'è un po' come facile. Andiamo a casa! Qua c'è il noleggio delle canne da pesca. Io vendo pane se volete, eh? E questa è Trevi. Dicono ci sia una bella fontana qua, la fontana di Trevi. Andiamo a vederla. E arrivati a Trevi, colonnina. Non so neanche come funziona, ora ci guardo. Sì, questa è una... Forse è di questa zona qua e basta. Trovate la fontana di Trevi. Auto elettriche dappertutto. Salve, aiutami! Aiutami! A scendere di là? Senti forte! Trevi e il suo tramonto. Ed eccoci tornati a casa. Facciamo un piccolo momento di nerd, un po' di analisi della giornata, come è andata, quello che abbiamo fatto a livello di consumi e di ricariche. E come avete visto, io non mi preoccupo molto al momento della partenza della mia percentuale di batteria, perché sono sicuro di trovarle qua e là e perché insomma sono giornate in cui non ho fretta di muovermi. Naturalmente, se avessi avuto delle esigenze di tempo, di spostamento, ad esempio se mi fossi spostato per lavoro, avrei potuto semplicemente caricare la sera prima al 90% o al 100% per stare tranquillo e poter comunque effettuare insomma tutta la mia giornata senza bisogno di andare a cercare ricariche. Però in questo periodo sto facendo una specie di test in cui cerco di non caricare mai a casa. Comunque vabbè, questo magari sarà occasione di un video futuro. Allora, durante tutta la giornata, secondo Tesla Mate, ho fatto 260 km con un consumo netto, cioè quello indicato dentro l'auto per i chilometri percorsi, di 153 wattora chilometro, e uno grosso, cioè lordo sporco, considerata anche le varie soste, i vari momenti di sentinella e consumi accessori vari, di 157 wattora a chilometro. Direi un ottimo risultato per essere inverno. Comunque insomma abbiamo fatto abbastanza piano, insomma, in superstrada, rispettando i limiti 110, quello che va fatto. Alla fine abbiamo effettuato due ricariche, anche se non era necessaria la seconda. Però la prima, quella che era abbastanza necessaria per stare tranquilli, di 15 minuti all'outlet allo Ion di Val di Chiana. Infatti abbiamo caricato in 15 minuti ben 17,38 kWh, più che sufficienti per farci fare la nostra giornata di gita fuori porta. E poi fuori porta, a casa mia non ci sono le porte, vabbè, poi le lascio sempre aperte, dice Manuela, ma questa è un'altra storia.
Al ritorno mi sono fermato per andare a vedere dove sarà il nuovo supercharger di Perugia e non l'ho trovato. Ho cercato l'indirizzo, sono andato lì a vedere, una zona abbastanza residenziale, non ho visto strutture, hotel o posti particolari dove potrebbe nascere un supercharger, però non so, forse hanno cambiato indirizzo, hanno cambiato idea o avevo l'indirizzo sbagliato. Comunque dovrebbe aprire entro il 31 marzo, quindi abbastanza a breve. E poi sono andato in un'altra Fast, che ho trovato sempre nelle mappe così tramite le varie applicazioni, che è in via Gustavo Benucci a Perugia, cioè nella zona di Ponte San Giovanni, e vi faccio vedere le immagini. L'ho trovata praticamente a un distributore, a un grosso distributore, molto molto vicino all'uscita della superstrada, però è una Fast a 50 kW, non è così rapida. Quindi era soltanto per vedere se funzionava, l'ho fatta partire, funzionava, poi in realtà ci siamo messi a fare altre cose, insomma ci siamo distratti un attimo, quindi siamo stati fermi 24 minuti, ma ripeto, non era necessario. E come vedete in 24 minuti ho caricato meno che in 15 minuti alla Ionity, come è normale che sia usando una potenza molto più bassa. Quindi riepilogo finale: abbiamo fatto 260 km con una media di velocità di 65,2 km orari, avete visto ci sono state anche varie passeggiate intorno a Trevi, insomma molto panoramiche, quindi veramente a velocità molto bassa. Questa velocità si sarebbe abbassata comunque a 56 km orari considerato le due soste che ho fatto, la seconda non era necessaria, lo ripeto, però così per farvi vedere i dati che mi dà Tesla Mate. Ho usato quindi 40,7 kWh di energia e in quelle due soste ne ho riaggiunte 32. In termini percentuali siamo partiti con il 45%, mi sembra, lo vedete all'inizio del video, e poi alla fine sono tornato a casa con il 38% dopo tutti questi giri, dopo tutte queste ricariche. Chiudo con una battuta, perché un amico mi ha mandato un meme molto simpatico, ve lo faccio vedere a schermo. Sono tutti molto preoccupati per il costo dell'energia elettrica, però purtroppo questo costo dell'energia non è soltanto relativo all'energia elettrica, perché è aumentato molto anche il petrolio, anche il gas naturale, e lo sapete bene, ne abbiamo parlato più volte. La soluzione non è il tostapane diesel. No, non è quella. Anche se, ripeto, è una battuta e mi ha fatto sorridere, è simpatica. Come quella di Pieraccioni. Però, parlando realisticamente del problema energia, noi sappiamo che, volendo, con del gasolio o con del gas, possiamo bruciarlo per ottenere dell'energia elettrica. Mentre, a quello che so, purtroppo non possiamo mettere dei pannelli fotovoltaici per creare del gasolio. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!